Allora, sono qui a casa ovviamente con mezzo pigiama e mezza felpa. Ci assieme per fare un attimo il punto del Covid-19. Parliamo un attimo insieme perché è difficile stare sempre al passo. Questo non è un video, diciamo, del punto della situazione, perché ogni minuto ci sono dei sviluppi, ogni ora abbiamo un report, quindi sappiamo nuovi casi, dove, quando, perché, varie statistiche. Siamo sempre continuamente bombardati da mille informazioni. Oggi sarà un video più che altro per capire cosa noi possiamo fare, come per esempio nel BLS siamo noi i protagonisti, anche qui durante un'epidemia, come noi possiamo essere i protagonisti e come lo siamo effettivamente. Allora, mi sono segnato le cose che vi devo dire perché sono un pochettino. Partiamo con il fatto che sono veramente tantissime informazioni. Dove riuscire a prendere queste informazioni, quelle aggiornate e quelle veritiere? Ovviamente tutti i siti scientifici riconosciuti, ma quelli diciamo più importanti, quelli che continuiamo a segnalare dall'inizio dell'epidemia, sono in primis l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi trovate il sito sempre qui sotto in descrizione e anche qui in sovraimpressione. Trovate anche poi maggiori informazioni per chi non sa leggere molto bene l'inglese, eccetera. Sul sito del Ministero della Salute varie informazioni, anche sul sito epicentro.it, dove lì troverete le informazioni aggiornate, insomma, mi sembra ogni 6 ore, e potete trovare appunto sia dal punto di vista medico-scientifico che anche informazioni generali sulle varie novità che mette in campo appunto il governo e non solo. E quindi anche le direttive che arrivano dall'Europa, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, per quanto riguarda la prevenzione e per quanto riguarda le manovre per diminuire il tasso di contagio, ma adesso lo vediamo insieme. Una cosa di cui volevo parlare è proprio il fatto dell'informazione. Noi abbiamo avuto parecchi giorni in cui l'ha fatta da padrone la paura di questo virus che sembrava essere più mortale appunto della peste bubonica, veramente più dell'Ebola delle volte. Accendevi televisione e il tono in cui trasmettiamo le informazioni, anche la modalità di immagine, eccetera, sembrava veramente l'apocalisse zombie che sta arrivando. Non è proprio così, ci dobbiamo preoccupare, certo, è un'emergenza, certo, ma non proprio la catastrofe, la fine dell'umanità. Quello che appunto è successo è che si è instaurata un po' quello che è la paura. Molti studi hanno dimostrato, per esempio, che in situazioni come questa di epidemia, avere la paura spesso favorisce il virus, perché le persone si comportano in modo irrazionale, perché le persone appunto come si comportano? Abbiamo un'epidemia, forse ci richiudono tutti i negozi, tutte le per possibilità di prendere anche del cibo, quindi vanno tutti insieme al supermercato. Si è visto i primi giorni file anche per entrare al supermercato, tutti insieme alla cassa, eccetera, uno vicino all'altro. Quindi, se poco poco qualcuno era appunto contagioso, stava contagiando anche gli altri, magari, no? Perché sai, si sta vicino, si passano le cose, eccetera. E quindi questa paura irrazionale delle volte anche favorisce la diffusione del virus. Un altro effetto che ha la paura è proprio quello di evitare di essere discriminato, perché per esempio se una persona ha i sintomi non lo dice per paura di essere discriminato e quindi va comunque al lavoro oppure si comporta normalmente e proprio per non essere appunto discriminato da quel punto di vista dei sintomi e quindi che gli altri abbiano paura che gli possa attaccare la malattia. E questo porta appunto a più contagi. Sempre riguardo alla paura, per esempio nella mia città, io abito a Latina, praticamente tutti i negozi cinesi sono tutti chiusi, è impressionante, cioè veramente come se loro portassero l'epidemia, eppure sono stati tutti qui, magari qualcuno di loro ha fatto avanti e indietro e hanno seguito le indicazioni appunto della Cina, che ha richiesto che appunto i viaggiatori cinesi si rinchiudessero in casa e a fare l'autoquarantena, mentre qui veramente loro con veramente rispetto anche a tutti quanti cosa hanno fatto? Per anche la paura delle persone hanno chiuso tutte le attività, quindi i ristoranti, io volevo andare a mangiare cinese l'altro giorno, non ci sono riuscito, quindi insomma, ho notato che tutti i ristoranti, anche i negozi cinesi, erano tutti quanti chiusi, anche prima appunto delle direttive del governo. Un'altra cosa da sfatare è che questa malattia non ci porterà all'estinzione o un'apocalisse zombie, insomma, è sì una malattia seria, la comunità scientifica ci tiene a ribadire che che non si può scambiare di un semplice raffreddore o una semplice influenza, perché comunque è una malattia seria, va presa con i guanti, insomma. E perché va presa in queste considerazioni? Perché principalmente nessuno è immune da questa malattia, non abbiamo un vaccino ancora e per ora non abbiamo neanche una terapia, cioè le persone che stanno male e appunto sviluppano polmoniti o difficoltà respiratorie grave, che vengono poi appunto isolati e assistiti presso unità intensiva appunto agli ospedali,
hanno un'assistenza pressoché dal punto di vista respiratorio, quindi un'assistenza respiratoria ma senza una terapia vera e propria, anche se lo Spallanzani stanno provando con terapie sperimentali. Un piccolo excursus sulla Cina si è visto che apparentemente ci sono stati un calo di contagi, addirittura alcune zone in cui avevano il contagio grazie all'isolamento, lì veramente parecchie zone sono state veramente isolate in modo brutale, se così possiamo dire, nel senso che tutti stanno a casa, tutti quanti stanno a casa, con l'esercito che gira per le strade, per portare anche con aiuti con la protezione civile, diciamo cinese, ho un altro nome ma non so pronunciarlo. Porta a casa appunto i viveri, porta, sono organizzati che comunque a nessuno manchi da mangiare e da bere, anche per non creare disordini e persone che escono di casa per procurarsi il cibo, quindi c'è stato veramente un livello di isolamento impressionante. E ha portato questo a che cosa? A un freno enorme del contagio e addirittura a zone in cui prima c'era il contagio adesso non si registrano più nuovi casi, quindi se procedono così poi quelle zone verranno poi liberate e riaperte e le persone potranno riuscire di casa. Certo, è una situazione diversa perché non stiamo parlando di una democrazia come diciamo, nei paesi occidentali, e infatti lì sono viste anche situazioni in cui i soldati andavano a prendere persone malate a casa per portarle via e portarle appunto negli ospedali. È stata messa la pena di morte per chi anche nasconde le persone che hanno i sintomi, quindi persone che hanno i sintomi non lo dicono all'autorità, non lo dicono anche i parenti, non lo dicono, ed è stata messa la pena di morte per queste situazioni. Certo, qui sarebbe impensabile una cosa del genere, ma comunque sia. Possiamo soffrire un po', diciamo, questo periodo per cercare di limitare le uscite, anche se adesso vediamo cosa possiamo fare noi. Dato è che la Cina è riuscita comunque a debellare, no, ma sta riuscendo a debellare in alcune zone proprio il virus, isolando tutte le persone malate, persone che hanno i sintomi e trattandole, e così appunto da fermare il contagio. E quindi si è visto che la procedura cinese ha funzionato, o comunque sta funzionando, anche se è presto, ma poi lo vediamo più. Noi ci troviamo in paesi dove vige la democrazia e quindi non possiamo effettuare le stesse manovre della Cina, come isolamento totale delle persone oppure la pena di morte per le persone che nascondono i sintomi. Cosa possiamo fare e cosa stiamo facendo per quanto riguarda la limitazione del contagio? E soprattutto perché lo dobbiamo fare? Perché principalmente abbiamo già adesso un affollamento delle terapie intensive, che se il numero di contagiati e quindi con problemi respiratori aumenta, giustamente tutto il sistema sanitario, le regioni, quindi i vari ospedali si troveranno appunto a non riuscire a gestire questi pazienti, ma non soltanto poi questi pazienti, quindi persone che hanno il coronavirus, ma anche tutti gli altri, perché se poi il pronto soccorso, le tende provvisorie messe fuori al pronto soccorso per gestire appunto le emergenze del coronavirus, vengono richieste da altri infermieri e anche le risorse dell'ospedale, va da sé che in tutto il complesso dell'ospedale appunto queste risorse mancano, anche le persone e anche gli infermieri. Non scordiamoci che i medici e gli infermieri anche loro non sono immuni da prendere appunto questo virus, sia per quanto riguarda a casa sia quando stanno al lavoro. Quindi se anche queste persone, come abbiamo visto ultimamente, alcuni medici e infermieri sono stati messi in isolamento, sono stati risultati positivi al test del coronavirus, se si ammalano troppi operatori sanitari, va da sì che l'assistenza poi diminuisce anche di qualità, oltre che di quantità nel dare soccorso e dare assistenza appunto a queste persone. Un altro aspetto è quello economico, perché se molte persone appunto prendono il coronavirus, non si recheranno al lavoro e l'economia avrà un grandissimo impatto, ed è per quello che è necessario intervenire subito, immediatamente, e quindi cercare di limitare il contagio il più possibile con tutte le manovre del caso, come quelle che sta facendo adesso il nostro governo. Anche manovre che noi non capiamo benissimo il perché sta facendo in un modo o nell'altro, per esempio la chiusura delle scuole. Io per esempio sono stato al centro della mia città, al centro di Latina, e ho visto i ragazzi che non andavano a scuola, quindi stavano fuori all'aria aperta. È molto meglio che rimanere a casa, l'aria comunque è chiusa, magari se le finestre sono chiuse, all'aria aperta abbiamo molto meno possibilità di prenderci il virus. E che succede? Stavano con tutti gli altri compagni, uno vicino all'altro, a vedere le cose sul telefono, ma veramente uno a testa a fianco all'altro, e quindi se uno aveva il virus, possibilmente magari l'ha contagiato gli altri. Certo è, meglio quei piccoli casi che magari andare a scuola tutti insieme, finestre chiuse perché fuori fa freddo, e tutti insieme, una classe di 20 persone, uno si ammala e ammala tutti quanti, mentre lì il rischio è minore, anche perché essendo all'aria aperta, appunto, l'aria circola e la quantità di virus che si disperde nell'aria comunque è minore. Altro aspetto, perché si sta intervenendo per limitare il contagio? Non tanto per fermare il virus, perché appunto abbiamo visto che ha una diffusione ormai mondiale ed è quasi impensabile adesso cercare di fermare completamente il virus, anche se quella è la speranza. Ma più che altro per che cosa? Per
per rallentare appunto il contagio, per riuscire a sia far sì che il sistema sanitario nazionale appunto si adegui, quindi si organizzi in modo da dare un'assistenza adeguata a tutti i casi che poi verranno in futuro e anche nell'immediato, anche per migliorare il tipo di assistenza e magari riuscire a creare dei vaccini, che sicuramente ci vorrà veramente un anno, forse 2 anni, perché è un vaccino molto efficace e poi per la distribuzione ci vorrà ancora più tempo. Quindi quello che sta cercando di fare è limitare appunto la contagiosità, la diffusione del virus. Ora, io non sono qui né per mettervi paura e neanche per rassicurarvi, sono qui per dirvi che è una cosa seria, va presa proprio dovute precauzioni e le giuste attenzioni, e quindi quello che vi dico è di seguire appunto le indicazioni dell'OMS, del Ministero della Salute e dell'ASL di competenza. Ricordiamo alcune manovre importanti, come per esempio lavarsi le mani spesso con acqua e sapone, già basta per limitare moltissimo il virus, e specialmente magari con la manovra corretta che vedete qui in sovraimpressione. Poi uscirà un nuovo video per chi lo vuole vedere, per come spiegare come lavarsi le mani. Se abbiamo i primi sintomi, i primi segni della febbre, quindi mal di testa, mal di gola, non uscire di casa, non recarsi al lavoro, stare a casa, cercare di isolarsi il più possibile rispetto agli altri. Quindi se abbiamo un partner, far dormire quell'altra persona sul divano, su un altro letto se ce l'abbiamo, così da limitare il contatto ravvicinato. Tutta la notte si sta uno a fianco all'altro, quindi il contatto ravvicinato è lì è molto rischioso, insomma, trasmettere da uno all'altro l'influenza o il virus che sia. Dopodiché, ovviamente, quelle che sono le norme igieniche primarie, quindi lavarsi spesso, non bere dallo stesso bicchiere. Se si sta male, poi si va a uscire, pure a contatto con le altre persone, mettersi una mascherina, non quelle con il filtro, ma la mascherina, anche quella chirurgica normale, che impedisce appunto le varie goccioline che escono dalla bocca, e quindi va a fare questo filtro, no? Ma non serve quelle con il filtro per respirare, che sono un altro tipo di mascherine, e lasciamoli appunto agli operatori sanitari che devono intervenire per le persone appunto che stanno male. Cerchiamo di limitare il contatto con le persone che hanno un sistema immunitario appunto già debilitato, persone anziane e che sono magari più a rischio, anche se vi ricordo che non è un problema né di età né di etnia, quindi tutte le persone possono essere portatori del virus e lo possiamo trasmettere a tutti quanti, quindi l'attenzione è veramente a chiunque e da chiunque. Quindi il consiglio è quello di seguire queste raccomandazioni proprio per evitare sia dal punto di vista economico, un danno economico in Italia altissimo, anche nel mondo, ma anche quello di limitare il contagio dai nostri amici, parenti e altre persone. Quindi se tutti quanti adottassimo queste manovre fin da subito, avremmo già limitato moltissimo la diffusione del virus. Quindi mi raccomando, cercare di evitare posti affollati e di avere un comportamento, insomma, igienico e personale tra una persona e l'altra in modo adeguato e corretto. Quindi, per concludere questo video, seguite le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma se state bene e comunque non state in una zona contagiosa, fate la vostra vita normalmente, uscite, anzi direi di uscire da tutti quanti, perché uscendo, stando all'aria aperta, il virus non è che viaggia con i venti, quindi l'aria è pulita, è buona, uscite, prendete aria, e cercate anche di limitare il contatto con le altre persone, ma fate la vostra vita normalmente. Per le persone che specialmente stanno in zone in cui non c'è ancora il contagio, non vi dovete allarmare troppo, prendete le giuste precauzioni, ma continuate a fare la vostra vita di sempre normale. Insomma, non possiamo restare chiusi in casa, ma nemmeno uscire e fare le feste e stare troppo a contatto con le altre persone. Con adeguate modalità, insomma, si riesce a fare tutto. Questo è tutto, seguiteci sui social se volete rimanere aggiornati con noi, fateci qualsiasi domanda e troveremo insomma il tempo di rispondermi tra mille cose che stiamo affrontando, ma sia qui sotto nei commenti, sia su Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Quindi questo è tutto, ci vediamo al prossimo video.